Salve Salvino ragazzi, qui con voi è Mr. Karachi e questo è il terzo capitolo della nostra campagnetta in Fall of the Samurai. Il titolo di questo video, come potete vedere, è L'alleanza infranta. Beh, il motivo di questo titolo è più che ovvio. Andremo infatti a fare il culo ai nostri alleati. Beh ragazzi, che dire, solitamente io sconsiglio di andare ad attaccare i propri alleati, soprattutto in Shogun 2, dove gli effetti negativi sono molto di più degli effetti positivi. Però in questo caso veramente non sapevo cos'altro fare. Io infatti sono il... cioè mi garberebbe espandermi a macchia d'olio in modo da formare un territorio tutto unito. In questo modo, creando un territorio tutto unito, posso anche disporre... Ecco, questo qua è un momento cruciale, vado ad eliminare l'alleanza con il mio alleato. Dicevo, facendo un territorio completamente unito e compatto, posso utilizzare più di un porto commerciale, quindi posso ovviamente commerciare con più di qualche potenza economica del Giappone. E il problema però in questa campagna, l'ho già detto nel capitolo precedente, è che il mio alleato è il mio unico confinante, quindi se non attacco lui non posso far altro che espandermi nelle isolette come ho fatto finora. Quindi, ora come ora, vado a prendere il mio esercito nell'isoletta lì vicino e lo porto direttamente in capitale, avvicinandomi quindi piano piano e zitto zitto al mio alleato, che finora non ha nessun motivo ad attaccarmi. Anche, vabbè, abbiamo appena cancellato l'alleanza, però stiamo commerciando fiorentemente, inoltre entrambi siamo pro imperatore, quindi la cosa è anche abbastanza tranquilla. Infatti, altra cosa particolare di questo video è che andrò ad attaccare un altro clan pro imperatore. Finora ho toccato solo clan pro shogun, quindi era abbastanza tranquillo l'attacco. Alla fine attaccavo, nessuno mi diceva niente, se non gli shogunisti che già erano abbastanza incazzati con me. Ora però andiamo un po' a crearci qualche nemico in più, e la cosa quindi è un momento abbastanza cruciale. E spero che non mi tiriate troppi porchi, infatti ho paura di mandare in malora l'intera campagna, però sono sicuro della mia potenza. E però vabbè, vediamo un po' come va. Come vedete, avvicino la mia flotta verso la città che sto per attaccare. Infatti ora cosa faccio? Vado dal mio carissimo ex alleato e inizialmente devo dire, come avete visto adesso, ho titubato, ho deciso se attaccarlo oppure no, perché dopo tutto avevo paura, come detto prima, di incasinare l'intera campagna. Infatti adesso vedo un po' di sistemare le altre province e poi mi deciderò a fare il grande passo e continuare a espandere i miei territori. La città che andrò a attaccare ora è praticamente sguarnita, infatti ci ho mandato un po' di mie spie per vedere com'è messa. Vedendola praticamente priva di ometti, ho detto beh, o attacco ora o non attacco mai più. I miei ex alleati si sono anche espansi un pochetto, sono partiti con una sola regione, però con questi decine di turni, 10, 15, 20 turni, non mi ricordo, hanno conquistato qualche altra regione, quindi non sarà questa la battaglia definitiva. Attaccando loro però attacco anche i Satsuma, mi pare che si chiamano così, non mi ricordo, gli ex Shimazu di Shogun 2. E ovviamente questa battaglia la risolvo automaticamente perché era abbastanza ridicola. Nella regione appena conquistata c'è anche un'armata nemica ancora che gira per le campagne, però non è un problema, sono veramente pochissime unità. Mando un agente all'interno della mia città, tanto per aumentare un po' la felicità dei cittadini, perché insomma ci vuole. Andando avanti con i turni, che dire, cerco un po' di sistemare l'economia, perché ero passato da un periodo di crisi a un periodo un po' più roseo, ma neanche tanto, perché faccio veramente fatica a creare unità, a creare... Lo scopo principale per ora è solo pompare al massimo l'economia, quindi porti, mercati e ovviamente tecnologia civile e basta. Come vedete qua c'è una nave vicino al mio porto principale, e questa nave io ho già provato ad attaccarla qualche altra volta, però ho sempre dovuto ricaricare e tornare indietro
con i caricamenti, perché è una nave veramente troppo grossa per riuscire a farla fuori con la mia sola flotta, per cui questo turno ho deciso di lasciarla stare. E il problema è che se mi attaccava il mio porto principale, mi distruggeva completamente l'economia, perché in quel porto lì, nel porto della mia capitale, passa il 90% delle mie risorse commerciali, quindi se mi fregano quel porto lì, veramente sono disastrato. In questa battaglia faccio fuori l'esercitino del mio nemico senza grossi problemi, e ora come ora devo cercare di cominciare ad espandermi verso sud. Il problema però è che i miei vicini ora sono, sì, come potete vedere, i miei nemici, però non posso, per un motivo che non capisco, non posso transitare direttamente dal mio territorio a quello nemico, ma devo passare per forza attraverso un territorio neutrale, ed è un po' una cazzata però. Momento clou, eccolo qua, la missione britannica arriva presso i miei territori, ed è una cosa abbastanza carina, perché con le potenze straniere posso cominciare a commerciare ancora meglio, in particolar modo con i britanni posso commerciare ancora meglio, già commercio con i britanni, e in più posso cominciare a reclutare qualche unità straniera molto più cazzuta, e la cosa ci piace. Battaglietta di questo video sarà una battaglia navale, perché vedo una flotta nemica. Questi qua sono gli ex Shimazu di Shogun 2 di cui vi parlavo prima, e essendo in maggioranza numerica decido di attaccarli. Maggioranza numerica, però loro hanno qualche cannone in più, hanno due navi carine, una come questa qua che vi sto inquadrando ora, e la seconda un po' più pippa, però io le mie altre tre navi sono molto molto più pippa, però vabbè, ci piace così. E l'obiettivo di questo scontro, come un po' tutte le battaglie navali, non sarà solo quello di distruggere la flotta nemica, ma sarà quello anche di cercare di catturare qualche carina nave avversaria, perché alla fine funziona così, funzionano così le navi, le battaglie navali. Conviene ovviamente riuscire a catturare qualche bellina nave nemica, piuttosto che costruirsele dalla sé. Si guadagnano veramente un sacco di soldi. Io ora come ora non ho veramente i soldi per costruire qualche nave cazzuta, posso solo costruire qualche bagnarola o guscio di noce, tanto per, ma di più non posso fare. La strategia utilizzata sarà una cosa molto raffinata, no dai scherzo, sarà veramente qualcosa molto da arrembaggio verso le navi nemiche. Con questa nave più cazzuta cerco di distruggere questa navetta qua, che è quella più delicata, quella più debole delle due nemiche. Invece con le altre tre navi più piccoline cerco di disturbare la nave più grande del mio avversario, e tanto per fare in modo che cioè, se entrambe le navi nemiche mi attaccassero la mia nave principale, sarei veramente nella cacca. E come potete vedere c'è una mia navicella, nave piccolina, che sta già andando praticamente in fuga, e la cosa mi... Cioè, quelle navette lì con tre cannoni sono veramente orride, simpaticissime, non lo metti in dubbio, però cavolo, con due schioppettate vanno subito in fuga. Eccolo qua, sta già andando verso le Hawaii, e vabbè, ci piace così. Con le altre due navi però mi lascio trasportare, la nave avversaria me le supera, io non riesco a fermarla, per cui sono in una situazione che avrei voluto evitare, cioè entrambe le navi nemiche cominciano ad attaccarmi questa mia nave principale, e la cosa mi ha lasciato un po' veramente allo spaventatissimo, dicevo oddio, perdo anche questa battaglia navale. Invece no, devo dire che sono riuscito a resistere, infatti la nave piccolina avversaria già comincia a essere in difficoltà, e presto la vedremo andare in fuga con grande gaudio di carati. E una volta che riuscirò a mandarli in fuga, cosa intelligentissima che faccio, come vedete adesso, e metto in riparazione questa mia nave. In riparazione non può sparare, però ovviamente sistema un pochetto la nave, tanto per riuscire a resistere qualche colpo in più. Questa nave non riuscirò a catturarla perché sta imbarcando acqua come mai nessuna nave ha fatto prima, e siamo nel centenario del Titanic, e questo è un omaggio che faccio io al Titanic, è una cosa un po' macabra, cioè affonda veramente
Con stile, devo dire, con stile. Ci piace. L'altra nave avversaria è uguale a questa mia nave principale, per cui teoricamente siamo in pareggio. Però io ho qualche navicella in più che mi dà supporto, e quindi bene o male la battaglia la vinco senza grossi problemi. Sono veramente contento perché questa seconda nave nemica riuscirò a catturarla, ed era ciò che speravo veramente tanto. In ogni caso, ragazzi, per ora finisco qua il video. Io vi ringrazio di tutto, mettete tantissimi mi piace, ci vediamo prossimamente. Ciao bellissime!